Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Innanzitutto, è vero che noi europei non siamo così importanti, soprattutto da un punto di vista militare, sì, e di, diciamo, political power, cioè non siamo considerati come degli interlocutori forti, perché siamo divisi, perché anche in politica estera abbiamo visto che i paesi europei sono divisi tra di loro. Sostituirci con la Cina, con l'Asia, non la vedo una strada molto promettente. I russi hanno un disprezzo etnico verso i cinesi e culturalmente comunque, e anche commercialmente, anche economicamente, non possono perdere, sganciarsi completamente dall'Europa. Quello che mi fa sorridere rispetto al servizio precedente, queste fughe di intellettuali, di dissidenti, di ricchi, sono, diciamo, indicatori di una cosa che voglio un pochino volare più alto rispetto alla guerra, è il fallimento della egemonia, della fascinazione culturale della Russia. La Russia aveva in mano uno strumento di soft power, musica, cinema ancora oggi di altissimo livello, letteratura. Io ho studiato russo perché ho letto Dostoevskij e Tolstoi. Ecco, questa poteva rendere la Russia un paese attraente e anche attraente verso, da parte di ex paesi dell'Unione Sovietica come l'Ucraina. E invece questa Russia ha deciso di usare le armi anziché questo soft power, quindi questo è un fallimento per loro. Il sì, meglio probabilmente dei cervelli russi adesso andranno in Ucraina, in Israele, dove possono continuare a parlare russo, peraltro. Chiaro, prima di andare da sottocorona voglio sentire su questa questione rapidamente Roberto Arditti dando due notizie. Macron, prima citavamo noi il presidente francese, che ha detto anche in questa intervista continuerò a dialogare con Putin.